La puntata di Che bello è di oggi vi porta a scoprire la città di Longiano, un borgo medievale che si trova tra le colline tra Rimini e Cesena, ma anche la città dei presepi. Qui ci troviamo in Sala San Girolamo, dove possiamo vedere presepi provenienti da tutto il mondo. E ora andiamo a incontrare come prima cosa l'assessora. Assessore, a Longiano direi che è la città dei presepi. Ah, direi che non ci sono dubbi, siamo qui nel cuore, in uno dei luoghi principali della Longiano dei Presepi, che è San Girolamo, dove finalmente dopo le restrizioni Covid quest'anno siamo riusciti a riaprirlo e ci sono più di 30 presepi che vengono un po' da tutta l'Emilia Romagna, ma forse anche da fuori Romagna. Tantissimi presepi, ma da quanti anni si svolge questa manifestazione? Questa è la 32esima edizione. Quest'anno abbiamo cercato di portare qualche novità, giunta nuova, presepi nuovi, a cominciare da quello che avrete poi visto in piazza, questo presepone d'autore di questo Lorenzo Lunati, che è un scenografo, e anche su alla piazza Malatestiana, che ci sarà anche lì, è stato messo un presepe a grandezza naturale. Insomma, abbiamo cercato un po' di rinnovare la Longiano. Ma perché Longiano è la città dei presepi? Da cosa deriva? Credo che tutto sia partito da questo presepe meccanico che hanno sempre fatto su i frati del Santissimo Crocifisso, che storicamente hanno sempre fatto questo presepe meccanico, e da lì poi una serie di appassionati longianesi ha deciso di dare vita a questa Longiano dei Presepi, creando questa quantità, diciamo così, invitando tutte le associazioni di volontariato, categoria, a creare dei presepi che vengono poi distribuiti un po' per tutto il centro storico, qualcuno anche nelle frazioni. E ora saliamo in piazza Tre Martiri, dove vedremo il presepe gigante di Lorenzo Lunati. Longiano non è solo la città dei presepi, ma anche un museo d'arte sacra molto importante. Siamo qui con il direttore. Che cosa troviamo in questo bellissimo museo? In questo museo troviamo delle opere importantissime, fra i quali, fra i tanti presepi da tutto il mondo che accennavi prima, non poteva mancare il presepe napoletano di via San Gregorio Ormeno, che vedete qui alle nostre spalle. È un capolavoro dell'antica bottega Ferrigno, che l'abbiamo qui a Longiano, molto contenti di averlo in mezzo a tante bellezze. Delle opere anche però di Fioravanti, che è chiaramente un artista locale. Certamente, Fioravanti, abbiamo delle opere importantissime qui a Longiano, come il compianto sul Cristo in terracotta policroma, abbiamo anche la statua sulla mura del Castello Malatestiano e tante altre opere conservate nei musei. Quindi, oltre appunto un artista locale, dei presepi comunque dal grande valore artistico, troviamo anche dei santini, anche opere strettamente appunto sacre. Ah, tutto sacre, tutto regolarmente, rigorosamente antiche, come i santini che provengono dalle famiglie di Longiano, che li portano qui quando li trovano in casa, in mezzo ai libri, nei cassetti, quando viene a mancare una persona in casa, e li portano qui e io faccio il possibile per poterli esporre, però sono tanti. Ma perché appunto è nata l'idea di un museo d'arte sacra proprio qui a Longiano? Lei pensi che nel 700 a Longiano, in 500 metri dal castello al santuario del Crocifisso, c'erano 9 chiese. 9 chiese dicono tutto. Questa chiesa è una chiesa voluta dalla confraternita degli agonizzanti, è dedicata a San Giuseppe ed è tuttora consacrata. Quindi è stato proprio una volontà tra la parrocchia di Longiano e l'amministrazione comunale per poter fare ammirare questo gioiellino, che è un barocco rococò con delle opere famosissime come gli stucchi che potete vedere di Antonio 39,
che li ha eseguiti nel 1789. Quindi un museo che si sposa in realtà con l'architettura per creare questo spazio, diciamo, vivo che è visitabile. Visitabile tutto l'anno, sabato e domenica al pomeriggio e su richiesta per gruppi che ne vengono tantissimi da tutte parti d'Italia. Visitiamo l'ultimo presepe che si trova in un rifugio bellico, un presepe della famiglia Gualtieri. Certamente, questo è un posto, uno dei tanti posti di Longiano veramente suggestivi. È un rifugio bellico che è stato scavato durante l'ultimo conflitto bellico e quindi allestire un presepe come negli altri anni dalla famiglia Gualtieri è una cosa veramente bella, perché veramente c'è della bellezza in queste opere che la famiglia Gualtieri dal 1956 le eseguisce lui insieme a tutta la famiglia. Mi diceva che appunto questo era un rifugio bellico che veniva utilizzato durante la guerra dai longianesi per venire a ripararsi e quindi ancora più caratteristico. È molto caratteristico perché Longiano faceva parte della linea gotica, quindi sotto i bombardamenti un gruppo di longianesi con carriole e picconi hanno scavato questo rifugio che passa tutto sotto la collinetta del castello e esce da un'altra parte, lungo circa 100 metri. Tornando a parlare del presepe, un presepe meccanico. È un presepe meccanico che veramente è suggestivo, perché in molti particolari dei presepi della famiglia Gualtieri, che ce ne sono tre delle postazioni qui a Longiano, delle sue opere, che veramente piace ai bambini perché ha tanti piccoli particolari che sono veramente belli. Concludiamo questa prima parte dedicata a Longiano qui in questo bellissimo presepe accanto al castello e ora ci dirigiamo verso Cesenatico. Dopo Longiano, la città dei presepi, a pochi chilometri qui Cesenatico. Siamo sul Porto Canale Leonardesco, dove si trova questo suggestivo presepe. Qui abbiamo uno degli artisti che ogni anno lo realizza, ma com'è nata questa idea e come nasce ogni anno l'idea di questo suggestivo e tanto amato presepe? Questo presepe nasce nel 1986, sono passati dei decenni. È nato in anni in cui a Cesenatico, la cui vocazione è tipicamente turistica, ma non solo, era iniziato in quegli anni un dibattito tra le categorie economiche anche di Cesenatico e l'amministrazione comunale per trovare un qualcosa che fosse una proposta fuori stagione per attirare a Cesenatico anche turisti. E venne fatta la proposta di realizzare un presepe, comunque un qualcosa da collocare nel museo all'aperto della marineria di Cesenatico. Ci si rivolsero a noi, eravamo un gruppo di persone che veniva dal teatro di figura, dalle arti in genere. Con noi c'era Tinin Mantegazza, che è stato una delle persone più importanti negli anni 70 per il recupero dell'importanza del teatro di figura in Italia e in Europa, un teatro considerato minore ma che sicuramente non lo è. Quindi è venuto da un gruppo come questo l'idea di realizzare proprio una rappresentazione teatrale. Un'idea sicuramente vincente, ma ci sono dei veri e propri artisti che poi che realizzano ogni anno le opere. Sì, no, la realizzazione è sempre del gruppo storico, quindi abbiamo figure particolarmente complesse nella costruzione perché dovevano rispondere a tutta una serie di questioni. Prima la durata nel tempo, la possibilità di esporle in inverno, quindi alle intemperie, ma che avessero anche altre caratteristiche, non ultima figure non troppo pesanti,
ma che comunque rispettassero con i materiali costruttivi l'unicità di questo museo, di questo meraviglioso palcoscenico che è il Museo della Marineria. Le statue in che materiali sono? Le statue sono realizzate, la parte in evidenza, in legno, il viso, le braccia, in alcuni casi anche gli arti inferiori. Il resto abbiamo dovuto inventarci una tecnica costruttiva e l'abbiamo realizzata e pensata così. All'interno, immaginate che dentro quelle strutture c'è uno scheletro di legno vero e proprio. Su questo legno viene modellata della semplicissima rete da pollaio, tanto per intenderci, per dare il volume del corpo. Su questo andiamo ad adattare delle stoffe, delle tele tipiche come le tele delle vele di questo museo, colorate con i colori di queste vele, e vengono, una volta che sono drappeggiate sopra, con una tecnica particolare che si basa essenzialmente sullo spennellamento di cera bollente sulle stoffe stesse, cera che dà poi rigidità, solidità e anche durata nel tempo. È chiaro che questo qui rispondeva all'esigenza di rendere figure trasportabili che altrimenti non avrebbero avuto, sarebbe stato difficile collocare e trasportare oltretutto. I colori del presepe quindi rispecchiano in qualche modo quelle delle vele delle imbarcazioni, certo. Ma non sono imbarcazioni normali queste. È la tradizione, la storia della marineria del Medio-Alto Adriatico. Noi l'abbiamo pensata come una vera e propria rappresentazione teatrale. Pensate che il prossimo anno sono 800 anni dal presepe di Greccio, quindi è una data importante, il 1223, quindi il 2023, il prossimo anno. E noi l'abbiamo pensato proprio con la stessa poetica francescana, ovvero di intrecciare la narrazione biblica, evangelica in questo caso, con la storia, gli elementi del luogo in cui si andava a raccontare quella storia. Quindi a Greccio San Francesco l'ha inserita nella vita di quel borgo dell'Appennino centrale e noi l'abbiamo inserito all'interno della storia, della tradizione di un borgo marinaro del Medio-Alto Adriatico. Quindi non ci saranno, non troverete cammelli, non troverete pecore, ovviamente troverete ciò che ha caratterizzato nei decenni la storia di questo luogo, la marineria, quindi i marinai, ma non solo, tutto quello che ruotava attorno. C'è una barca particolare a cui teniamo molto, perché è un po' anche la cifra che ci ha unito tutte. È la barca in cui sono rappresentati musicisti, bambini, una baracca di burattini che è un po' la nostra cifra, volevamo raccontarla attraverso proprio la tecnica costruttiva dei burattini che è molto simile alla costruzione di queste figure che abbiamo realizzato in questi anni. Quindi abbiamo detto delle barche storiche, delle imbarcazioni storiche, dei personaggi costruiti con questa tecnica particolare che si ispirano comunque sia ai colori che alla tradizione locale. Una barca, appunto, come ha descritto lei, molto singolare, ma anche un bambino Gesù che viene tenuto in braccio dalla Madonna. Sì, normalmente le soluzioni pittoriche nella storia, nella tradizione pittorica italiana, sono due: o il bambino messo nella mangiatoia, o meglio in una cesta normalmente, oppure il bambino che viene tenuto in braccio dalla Madonna. Noi, per rendere più plastico il tutto, abbiamo optato per questa seconda ipotesi. Quindi vedrete nella nostra natività che il bambino Gesù è tenuto in braccio dalla Madonna per essere meglio visto e meglio non solo visto da chi gli sta attorno nella barca della natività, che è la prima venendo da terra, ma anche tutti coloro che vengono a vedere questa rappresentazione possono vederlo in maniera migliore. E qui da Cesenatico si conclude questa puntata di Che bello è, dedicata al Natale e in particolar modo ai presepi. Augurandovi buone feste, vi invito a seguire la prossima puntata.